Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse: prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima della vostra difesa. Io vi darò parola e sapienza, così che tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti, dagli amici, e uccideranno alcuni di voi, sarete odiati a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. E il capitolo 21 del Vangelo di Luca, poco dopo al capitolo 22, inizierà il racconto della passione, morte e risurrezione. E poco prima di entrare in questo contesto così particolare per la vita di Gesù, sembra quasi che il Vangelo voglia consegnarci alcune cose essenziali della nostra fede, ma della nostra vita in generale. Parla di un momento di persecuzione, di condanne, di anche di morte, ma tutto ciò è a causa del nome di Gesù, a causa del suo nome. E si parla di tante cose che possono essere rappresentate a livello di immagine simbolicamente le nostre sicurezze, che possono essere i familiari, gli amici. In altri contesti, parlando di questo momento, si fanno riferimento agli astri, alla luna, al sole, alle stelle, che si rovesciano per quanto riguarda le loro funzioni. Il sole si oscura, la luna non dà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno sconvolte. Quasi a dire che tutte quelle cose che possono rappresentare le nostre sicurezze, che rappresentano, che fanno riferimento alle nostre sicurezze, possono crollare, ma rimangono invece le cose essenziali. E le cose essenziali che Gesù dice in questi contesti sono la sua presenza e la sua parola. Cieli e terre passano, ma la mia parola rimane. Quella parola che Dio pronuncia sulla nostra vita sempre, ogni giorno, quella non cambia, quella rimane per sempre. Oppure dice: quando stanno succedendo tutte queste cose, sappiate una cosa, ed è molto importante quello che viene detto, sappiate che di fronte a tutto questo Egli è vicino. Il Signore è vicino, è alle nostre porte, non diventa indifferente, ma si prende cura della nostra storia. Ma tutti questi segni, questi racconti, queste immagini sono per dirci che Dio ha in mano la storia in generale, Dio ha in mano la storia anche della nostra vita, e quindi ci consegna un messaggio di tanta speranza. Sia lodato Gesù Cristo. Thank you.